Paradacino questa mattina? Stamattina, sì. Ha già compilato tutti tutto i fogli? Completo, firmato, tutto a posto. Come mai ha deciso di venire qua al COTMA e quindi di ricevere il vaccino? Perché per stare un po' più tranquillo, vista la situazione, sempre chiusi in casa. E quindi è una decisione da prendere, via. Come mai ha deciso di farlo anche lei? Io ho 80 anni e allora bisogna che li faccio. Speriamo bene, dai. Io l'ho preso per mia suocera, è da compilare, 97 anni. 96 anni, sono venuto a chiedere se li possono venire a casa, perché dal 20 c'era la possibilità di far venire a casa a fare i vaccini. Questa gente non cammina. Allora, questo a me, allora deve tornare il 15, dalle 10 alle 11, tessera sanitaria, documento. C'è qualcuno con lei? Sì, c'è. Come si sente? Bene. Puntualità, professionalità e gentilezza. Bastano tre parole? Quindi si è trovata bene con il personale sanitario? Esatto. Benissimo, benissimo. Ha sentito un po' di dolore o sopportabile? È sopportabile, sopportabile, sì. Siete abituati insomma ad altro? Ha fatto la miniera in Germania, a Wattenscheid, quindi il vaccino è diciamo una sciocchezza, ecco, oggi sì. Però ecco dai, bisogna farlo soprattutto perché comunque penso che sia il male minore di fronte poi al virus. Dobbiamo un po' tutelarli anzi. Tutto bene. Si sente bene adesso, è tranquilla? Sento bene, sto quasi per uscire, veramente. Tutti gentili, tutti bravissimi, ho trovato una cosa, prima ero un po' agitata, poi sono calmata nel modo di come si comportano e giustamente non me ne sono neanche accorta che mi hanno fatto il vaccino. Sta bene anche lei, tutto ok? Buonissimo, buonissimo, sto benissimo, meglio di così non sto bene. Insomma, lei lo consiglia il vaccino? Sì, per carità, le malattie vengono, però è chiaro, ci aiutano, ci danno il mezzo. Cioè, il mezzo per aiutarci. Se uno poi non lo fa, e allora proprio è il cervello che è sbagliato. È da fare, da fare, da fare. E grazie a Dio che si è trovato questo virus. Se fa bene, fa male, speriamo che fa bene. Speriamo. E che finisca tutto il prima possibile. Finisce subito pure.